A tutti sarà capitato di trovare un oggetto di un'altra persona, che racconti delle emozioni, delle storie, un viaggio. Beh, a noi ci è capitato di trovare un intero hard disk. Un intero hard disk pieno di video, audio, ricerche, di una viaggiatrice, di un'inagliatrice dell'occulto. E noi abbiamo deciso di raccontare la sua storia attraverso le sue parole, i suoi video e le sue registrazioni. Beh, questa è V. Non mi dire questo, veramente, ma non credo, figurati, non credo nemmeno a Babbo Natale e devo credere a te che entri in una dimensione diversa. Ma dai. L'ennesima porta in faccia. Un altro buco nell'acqua. Spero che se prima o poi qualcuno sentirà queste registrazioni, sia un agnostico. Spero si limiterà a prendere tutto questo come un delirio oppiaceo, come diario di un viaggiatore, che lo farà solo fantasticare su angoli a lui remoti. Sentir più voci tornare in un registratore di portali, tra cui e oltre, adesso multipli o blocchi energici, farebbe voltare le spalle di molti. Ma se non fosse per quei pochi, non l'avrei nemmeno comprato un registratore. Quando ti trovi in discesa da abbastanza per non poter più frenare, che sia per paura o adrenalina, chiudi gli occhi. Quando trovi risposte a domande che gli altri non si pongono, speri in quel qualcuno che un giorno lo farà. Buio e speranza non sono i giusti enzimi, però. Per questo ho deciso di lasciare qui la mia eredità. Studiare non è l'unico modo. Non può esserlo. Chiara ne è l'evidenza. Non è la sua laurea in lettere che l'ha fatta incuriosire riguardo le mie scoperte. È la sua anima cangiante la fonte di tale interesse. La curiosità è parte costituente dell'assioma umano, ma la paura è ciò che gli evita forti traumi. Quello che cerco di figurarmi adesso è scoprirle gradualmente il sipario o azzardare conducendola dietro le quinte. Ho sognato di essere me. Ho sognato il caldo abbraccio della madre, l'umido torpore del suo ventre. Il glaciale paradigma della vita mi inebria le meningi nell'insensato tentativo di trovare una motivazione per spingermi più in profondità nella caverna. Cerco le risposte nell'infinito. Le sento ardere in un cerchio più antico del sapere. Le sento, bisbigliano abissali preghiere al limpido cielo d'inverno. Pregano le stelle e gli arcani. Pregano il giovane sulle sponde di Itaca che oltrepassò il confine del nostro mondo. Le sento. I tamburi annunciano la venuta del carro, la perla volge all'abisso, ragione e spirito rimandano ancora il loro incontro, uomini tornano a mietere e il grano non parla. Prossima stazione, Porta Susa. Next station, Porta Susa. Comprendo che la singolarità delle circostanze mi renderebbe ridicola per chiunque, ma ho bisogno di parlare. Più che di essere rinchiusa e imbavagliata, ciò che mi trattiene dal farlo è il timore di assordare. Nonostante il mio allontanamento, Carlo mi conosce troppo per darmi della folle al primo tentativo. Sono sicura che lui non prevarrebbero né incredulità né rifiuto. Proverebbe quantomeno a capire da dove vengono i miei spropositi. Porte dimensionali, poi passerà attraverso le dimensioni. Cosa stai dicendo? Ma non me l'aspettavo proprio una cosa così. No, Carlo, cioè andiamocene subito. Ma no, che piazza ti stai facendo? Laura mi ha già incontrato qualche mese prima che sparissi del tutto e le è bastato per convincersi su occultismi e blasfemie. Parole sue. Forse dovrei affidarmi meno ai sensi. E ne parliamo. No. Guarda, ne voglio parlare di questa cosa. La speranza di abituare il suo corpo ad un oggetto altro, le sue richieste insistenti, la mia flebile umanità, tutti i fattori di un prodotto troppo ghiotto per far bene. Donarle quella borraccia è stato avventato. Non avrebbe capito, non avrebbe accettato. È servito solo a farla allontanare dalla sua realtà. Un mese per perdere l'appetito, uno per il contatto, un altro per perdere la ragione. Mia la decisione, mia la colpa della sua deviazione. Errare è ciò che di poco mi rimane. E adesso cosa faccio? Mi hai condannato, è colpa tua!
fango sul mio manto. Le braccia della foresta si infrangono contro le mie corna. La brama di sangue acuisce i miei sensi. Sguscio incosciente tra molti universi. Fauci felpate dal fiato freddo. Il vuoto sotto di me, il ferro nella mia bocca. E fu il Verbo. Il dio del Nun depose il primo uovo. E passarono molti inverni, prima della comparsa delle due orme. Fu notte e fu mattina. Volsero lo sguardo oltre per non vedere quello che vedevamo noi e crebbero i loro figli per sfruttarne i nostri. Mi stavo chiedendo se qualcuno ha mai mandato in crisi il senso di compiutezza. La vita stessa è data di per sé come una naturale compiutezza dell'universo. Ma se fossimo l'errore che conferma la regola, l'ennesima dimostrazione che non esiste perfezione, essere incompleti, sogni di irreale completezza, questo sì che farebbe impazzire. Credermi gli risulta impossibile, a causa delle sue sovrastrutture. L'ironia è la disperata difesa di una mente incredula. Prevale lo schernire sull'intuire. Il cuore rimane la sua ultima parte a me protesa. Cresco, cingo con le mie braccia il sapere dell'universo. Ringrazio la mela che sfidò la signora perenne. Cresco, espando il mio seme nel tempo. Sorgo sopra altre e sopra altre mi chino. Cresco. Un fiore e un'ape stilano un patto. Niente monete né cortesie. Le esigenze sono legate da corde invisibili. Corde che si intrecciano, corde che vibrano. Come un cuore, questa griglia pulsa, richiama il sole. L'unica differenza, la griglia resta e il cuore muore. Perché ingrandire un frattale? È come contare quanta sabbia c'è in una spiaggia. La perseveranza dell'insetto al lavoro non è diversa da quella degli alberi che raccolgono la pioggia. L'acqua riflette milioni di mosaici sempre diversi. Non diversamente, la consapevolezza dell'uomo è continuamente distratta da vetture inarrestabili. Distrazioni, ecco. Le costanti sono l'unico passatempo dell'universo. Nell'agitazione del momento, nell'istante dell'attimo, io giaccio e nel tempo sedimento. Tutto si riduce sempre alla circolarità, alla compiutezza, alla solita linea che si massaggia la schiena. Porte per altre concezioni si schiudono davanti ai miei occhi. Il catalizzatore energetico, il lampo perfetto, il ripresentarsi di una sensazione, lo scambio di battute tra giorno e notte. E se non fosse così? Ce ne accorgeremmo. Tutto sarebbe più spigoloso, suppongo, più acuto, più retto, e l'universo perderebbe la sua rotondità. Tutto alla fine si riduce sempre ad una sola concezione dimensionale, all'essenza del segno. Alla prima mente che prese in mano un compasso, io chiedo se in quell'istante si è resa conto di averci condannati, di aver espresso per la prima volta la sensazione dell'incoerenza.